Akantoč, la primavera degli scomparsi, Voland editore. Gregor Cisson aveva i suoi piccoli rituali. Arrivava al lavoro con 10 minuti di anticipo, salutava tutti, si faceva il caffè in una tazza con il disegno di un uccello nero e la scritta Irish Coffee, e solo in seguito raggiungeva la sua postazione e si infilava le cuffie. Credeva superstiziosamente che la prima telefonata condizionasse l'intera giornata. Se si trattava di una cosa semplice, sarebbe andato tutto liscio. Se invece a chiamare era qualcuno con un problema più complicato, Gregor avrebbe di nuovo lasciato il lavoro con il mal di stomaco e l'emicrania. La spia si accese e il ragazzo premette il pulsante. Operatore numero 4, come posso aiutarla? Disse, incrociando le dita nella speranza che fosse qualcosa di banale. Un infarto, uno svenimento, un bambino smarrito, una lite tra vicini, una faccenda che sarebbe bastato girare al pronto soccorso o alla polizia. Niente che richiedesse una conversazione più lunga. Niente che ricordasse quella telefonata di 3 settimane prima, quando Gregor aveva passato un quarto d'ora a cercare di calmare una donna che si era schiantata con la macchina sul ciglio della strada. Era uscita praticamente illesa dall'incidente, ma il figlio di 4 anni era ferito in modo grave. Avevano aspettato l'ambulanza insieme, Gregor nella sala riscaldata, la donna sotto una gelida pioggia battente sul limitare di un bosco, tenendo in braccio il bambino moribondo. Ignorava se il piccolo fosse sopravvissuto. A volte era tentato di cercare informazioni su internet, ma sapeva che era una cattiva idea. Il bambino di 4 anni, insanguinato, che a volte lo visitava in sogno, era senza volto e Gregor preferiva che rimanesse tale. Ho un problema, aveva detto intanto la voce nelle cuffie. L'uomo, probabilmente anziano, era molto nervoso, forse anche spaventato, ma non in preda al panico. Quest'ultima cosa lasciava ben prevedere. Con le persone che andavano nel panico era difficile intendersi. Quale problema? Gregor guardò la mappa. Il chiamante era visualizzato nell'area del quartiere di Janov, a Katowice, ma non significava ancora nulla. Il sistema di localizzazione a volte si sbagliava di qualche chilometro, o perfino di oltre 10, se non di svariate decine. Una volta Gregor aveva visualizzato una donna di Sosnowiec a Ksestochowa. Un rumore di saliva inghiottita, poi un sussurro. Ha intenzione di rubarmi la vita? Chi? Entra in casa mia quando vuole. Non riesco a liberarmi di lui. Parli più chiaramente, per favore. Come si chiama? Clic. La comunicazione fu interrotta.